Dogana dei Gravi. La Dogana dei Gravi è origine medievale, non dell'età moderna. Chi è intervenuto è intervenuto il Caraccio. Allora, gli idraulici che vanno da Monteforte fino a Prato Casilda, 13 quelli che corrono 80%, guardate qua, buttate per il telefonino la città di Napoli, per popolazione, era la su mezzo milione di abitanti, era la seconda in Europa, secondo rispetto a Parigi, nel 1900. A Napoli, perché voi sapete non esistono fiumi, automaticamente potevano sorgere mulini idraulici. Allora, l'80% da dove arrivava, già macinato però. Ora, voi pensate che arrivata qua, questi i capellini, pesavano le paste, farine, grano. Street Mood, 5 di strada alla maniera alpina, una manifestazione che ha la sua prima edizione e che promette di diventare un punto di riferimento nel calendario delle manifestazioni non solo alpine ma anche a livello regionale, perché il tema che oggi tratteremo è proprio l'economia della terra. Potremmo anche cambiarlo e dire l'economia dalla terra, proprio per sottolineare come il territorio e le eccellenze del territorio che vengono valorizzate in questa rassegna anche al massimo livello possono garantire una prospettiva di sviluppo sostenibile. Bisogna fare promozione del territorio mettendo insieme gli elementi di eccellenza, le punte di diamante, la gastronomia, la storia, il turismo, le tradizioni in un unico mosaico, ma soprattutto bisogna poi saper vendere questo prodotto che è il territorio in ambito nazionale ed internazionale. L'Expo ci ha insegnato che abbiamo tanto da poter fare, ma abbiamo tante potenzialità, ma siamo ancora tanto indietro dal punto di vista operativo, quindi probabilmente l'esperienza si è chiusa, poi sarà Costantino Capone a fine ottobre a fare un bilancio istituzionale ufficiale della nostra esperienza a Milano, ma si chiude con una grande spinta di energia, un grande stimolo, il fatto che l'Irpinia era tra i grandi del mondo e c'è stata, devo dire, con molta dignità e con molta qualità, però anche con la consapevolezza che siamo indietro, bisogna accelerare il passo, bisogna lavorare molto di più sul brand territorio per farlo diventare soprattutto.